Troviamo di fronte ad una crisi enorme della società Gesema, che ha presentato piano di concordato presso il Tribunale di Nocera Inferiore. C'è una crisi molto profonda, un indebitamento molto molto importante che mette seriamente in crisi l'esistenza stessa della società. C'è un problema politico, amministrativo, ma credo anche sociale per le decine di famiglie dei lavoratori che vivono una condizione di grande preoccupazione e di precariato. Abbiamo una condizione particolare a Mercato San Severino, dove il Consiglio Comunale non ha mai partecipato a concordare una linea di indirizzo su questo problema. Abbiamo un sindaco che è il maggiore responsabile dopo oltre 20 anni di questa crisi della società, che è l'altra faccia, l'altra medaglia della crisi più generale del bilancio del comune di Mercato San Severino, che oramai è in dissesto finanziario. Sì, tutto prende le mosse da un esposto del Movimento 5 Stelle di Mercato San Severino, che denunciano la presenza di rifiuti speciali in un'area. Parte questa verifica, l'articolo parla di area demaniale data in gestione appunto di Mercato San Severino. Da consigliere regionale faccio una interrogazione indirizzata all'assessore dell'ambiente, che viene reiterata a distanza di qualche mese perché la risposta non arriva. Emerge alla fine che laddove insiste l'isola ecologica della gestita dalla società Gesema di Mercato San Severino e quindi dal comune, perché la Gesema è una società interamente partecipata dal comune, insiste sul suolo demaniale originariamente acquisito dalla Cassa del Mezzogiorno, successivamente Consorzio di Bonifica Alto Sarno, per la realizzazione del depuratore. Il depuratore occupa una metà di questo spazio, l'altra metà viene dichiarata in un atto deliberativo del comune di Mercato San Severino di proprietà dell'ente comune di Mercato San Severino. Da un'indagine invece del demanio regionale viene fuori che è di proprietà regionale, che non esiste al momento nessun atto di concessione di autorizzazione a potersi servire di quest'area da parte del comune stesso. Onorevole, come mai questo abuso solo adesso viene scoperto? E lo dovreste non chiedere a me, insomma. Io la denuncia parte da prendere mosse da altre motivazioni, perché viene denunziata la presenza di rifiuti speciali all'interno di quella. Emerge alla fine invece che c'è un fatto inquietante molto, e che non dobbiamo dimenticarci che per un lungo periodo di tempo lo stesso sindaco di Mercato San Severino ha ricoperto un ruolo importante, molto delicato in Regione Campania, di assessore all'ambiente, quindi chi era preposto anche alla tutela di queste aree, insomma, ovviamente si è trovato nella duplice condizione di chi ha occupato senza titolo questo spazio, ci cioè ha anche realizzato dei manufatti, non so a che titolo. Cosa dovete fare a questo punto? Come si sa la situazione, se si può sanare? Per quanto ne so, io è stato interessato l'Agenzia del Demanio per verificare se ci sono le condizioni anche per stabilire l'epoca in cui si è verificata questa occupazione senza titolo. Che anno stiamo parlando? Da parte. Penso che risale almeno una decina di anni addietro, ci sono due delibere del comune di Mercato San Severino, uno di circa 10 anni fa, ma con me gli atti, quindi parliamo di documenti certi, un'altra di 5 anni fa, dove viene anche approvato un progetto su un'area che viene impropriamente definita di proprietà comunale, vengono insomma approvati degli atti progettuali che contengono anche la realizzazione di alcuni manufatti edilizi, quindi anche questi stiamo parlando dell'area di Cosco. Dell'area di Cosco, a fianco al demanio. Questo è quanto è emerso partendo da un'indagine, partita per altre cose, ci ha portato insomma a verificare questa situazione. Può completarci la risposta rispetto alla domanda cosa pensate di fare, insomma, come si sana questa situazione? Io non lo so se ci sono le condizioni e i margini per poterla sanare. Innanzitutto c'è un fatto di malagestio della cosa pubblica da parte, quanto c'è l'ente pubblico che va ad occupare insomma uno spazio non proprio, non credo che sia un esempio anche rispetto al modo di gestire e di interpretare il ruolo
un ruolo istituzionale all'interno della pubblica amministrazione, con dispendio di soldi, ma anche diciamo, sottraendo a un altro ente pubblico, in questo caso la Regione Campania, spazi che dovevano essere destinati ad altro. Lei, oltre ad essere consigliere regionale, è avvocato. Come avvocato ritiene che ci siano anche problemi? Io in questo momento non mi ha fatto un ruolo specifico di consigliere regionale, quindi ma dice, voglio chiedere come avvocato se si sente configurabile un reato penale da parte di Romano. Questo lo valuterà, se riterrà di farlo la magistratura, okay, che è preposta. Per la Giosema vi è un problema che si trascina da tempo, insomma, di altra natura. Penso che meglio di me i consiglieri di Mercato Sansevino potranno rappresentare questa situazione. Si tratta di soggetti che già, per quanto mi risulta, non puntualmente hanno percepito da diverso tempo gli stipendi, rispetto ai quali credo non siano state manco versate, per quello sempre che appare anche dalla stessa richiesta del Comune di Mercato San Severino, i relativi oneri contributivi. E, tutto questo emerge da una richiesta che il Comune stesso alcuni mesi fa ha fatto alla sezione fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore per avviare una procedura di concordato preventivo con continuità gestionale. Ho letto qualche direzione del sindaco, ce lo prevede la legge, sicuramente che lo prevede la legge, però arrivare a un prefallimento, a una predichiarazione di fallimento della stessa società partecipata contiene in se stesso, insomma, tutta una serie di atti gestionali degli anni precedenti che sicuramente non sono andati né nell'interesse del territorio né della dei lavoratori, che a questo punto rischiano. Ma anche sulla comunale si definiscono in questi giorni dei liste per le elezioni amministrative, che del governo. Ma siamo a un buon punto, abbiamo fatto un primo quadro di candidature, un lavoro sui più scenti, ci sono presenze significative e stiamo lavorando per concludere le tre liste che in qualche modo fanno riferimento a noi, quella dei progressisti, Salerno dei Giovani, Campania Libera, ci saranno innesti importanti e significativi e soprattutto stiamo cercando di rappresentare non soltanto il rinnovamento necessario quando si affronta una competizione elettorale, ma anche la rappresentanza che si ha più